Continua la vicenda del Forteto con le sue caratterizzazioni di omertà, negazionismo, quando va bene, indifferenza. Ieri abbiamo fatto un passaggio alla comunità del Forteto, abbiamo incontrato sia i dipendenti esterni non soci che hanno manifestato una grande e giusta preoccupazione per il proprio posto di lavoro, che lo sentono un po' a rischio, data anche la crisi economica, oltre che la crisi di immagine che il Forteto ha avuto, ma tuttavia non li abbiamo sentiti molto partecipi da un punto di vista morale alle drammatiche e gravissime vicende che hanno caratterizzato il Forteto in termini di reati penali gravissimi nei confronti dei minori. Quindi in questo senso una certa resistenza l'abbiamo notata, anche se giustificata dalla paura, però non è giustificabile da un punto di vista morale. Mi auguro che in questi giorni possano fare perlomeno una dichiarazione di distacco rispetto a queste vicende così drammatiche. Abbiamo poi avuto modo di ascoltare il consiglio di amministrazione, un consiglio di amministrazione che giudichiamo assolutamente sbilanciato perché quattro soggetti su cinque sono stati testimoni a favore del profeta Fiesoli. E quindi chiaramente molto sbilanciato rispetto ai soggetti che all'interno del Forteto hanno deciso coraggiosamente di denunciare gli eventi che conosciamo. Non abbiamo potuto fare un incontro con i soci lavoratori interni che forse per ordine di scuderia, punto interrogativo, hanno mancato anche di rispetto alla Commissione non presentandosi. Tutto questo naturalmente in una cornice che noi sappiamo essere una cornice in cui ancora non si è capaci da un punto di vista politico, da un punto di vista istituzionale, di assumersi davvero tutte le responsabilità che dovremmo come sistema istituzionale e politico assumerci sul serio.